Campo visivo, oculistica. Allora, parleremo soprattutto della visione binoculare in realtà, però facciamo cenno alla monoculare, quindi la visione tramite un occhio. Il campo visivo è ciò che noi vediamo, no, all'esterno, quindi il nostro mondo esterno. Ovviamente non abbiamo una capacità visiva a 360 gradi, perché comunque le strutture crani che nemmeno ce lo consentono, e poi i nostri occhi hanno dei movimenti comunque limitati. Quindi quella monoculare è un tipo di visione che può essere 60 gradi verso l'alto e 70 verso il basso come range di visibilità, e 60 gradi nasalmente e 90 gradi temporalmente. Però importante è soprattutto la visione binoculare. Allora, la visione binoculare è detta anche stereoscopica o stereopsia, insomma, ed è una caratteristica specifica del nostro sistema visivo perché è data dalla somma delle due visioni monooculari. Ovviamente, non avremo un campo visivo, come abbiamo visto anche nella via ottica, che viene visto da entrambi gli occhi contemporaneamente. Quindi, quando la parte del singolo campo visivo monoculare dell'occhio destro si va a sovrapporre alla stessa parte visibile del campo visivo monooculare di sinistro, la zona più importante, vedremo, sarà la fovea di percezione dello spazio visivo. Però facciamo una premessa che quindi la visione binoculare è la capacità di percepire due immagini retiniche come una singola immagine, quindi vedremo due immagini diverse come una singola immagine, e si ottiene quando abbiamo un'integrità anatomica, sensoriale e motoria, quando abbiamo un'integrità del campo visivo, quindi i campi visivi dei due occhi si sovrappongono per 130 gradi, e quando c'è una corrispondenza retinica, ossia quando ogni punto della retina localizza lo stimolo in una precisa direzione del campo visivo e c'è un punto omologo poi nella retina controlaterale. L'immagine quindi viene localizzata nello spazio, nella stessa direzione spaziale, e poi viene fusa a livello cerebrale. Quindi dicevamo che per quanto riguarda la localizzazione dell'immagine è foviocentrica, perché proprio l'organizzazione dello spazio visivo prende come riferimento la fovea. Quindi un oggetto che forma la sua immagine su un'area retinica posta temporalmente e verso il basso rispetto ad essa viene proprio localizzato come proveniente dall'alto e dal naso, dal lato nasale, quindi da una parte diametralmente opposta. Quindi ovviamente la cosa che dobbiamo comunque ricordare è che è foviocentrica. Esiste una classificazione della percezione binoculare messa appunto da Worth nei primi del Novecento, ed è questa qui. Quindi allora, innanzitutto noi abbiamo la percezione simultanea delle immagini, cioè entrambi gli occhi vedono, o meglio, trasmettono al cervello due immagini nello stesso istante che si sovrappongono. Questa capacità viene sviluppata intorno da 0 a 4 mesi di vita. Quindi, ovviamente, per esserci la sovrapposizione di queste immagini, queste devono andare a cadere appunto su dei punti della retina corrispondenti. Successivamente si sviluppa una capacità chiamata diffusione, dove due immagini che sono simili o diverse per, diciamo, anche dei dettagli possono essere fuse. Possono essere fuse e quindi vengono viste come una sola. Inoltre abbiamo una capacità nell'effettuare la visione, da una capacità motoria data dai muscoli estrinseci oculari, ed è dovuta al fatto che vengono posizionati gli assi visivi sull'oggetto interessato, mentre l'altra
è una capacità definita sensoriale, che è una capacità psichica di formare una rappresentazione visiva singola da due immagini della retina affette da un diverso parallasse. Parallasse sarebbe poi un fenomeno per cui un oggetto sembra spostarsi rispetto allo sfondo se si cambia il punto di osservazione. Poi abbiamo la stereopsi, che invece è la capacità di appunto leggere due immagini diverse che vengono viste con una sola immagine, però in rilievo. Questa capacità viene anche consentita da un'area chiamata area di Panum. Quindi due immagini provenienti da due occhi, che sono identiche ma sono un po' decentrate rispetto l'una all'altra, vengono viste comunque come simili, proprio perché c'è questa area di Panum. E poi la stereopsi si riduce aumentando la distanza e di solito scompare fino a dopo 150 metri circa. Come vedete, una cosa fondamentale poi è che se immaginiamo come vedono i nostri occhi, abbiamo una linea virtuale che passa per un punto preciso chiamato di fissazione, chiamato PTOF, che ho scritto io come PTOF, e che intercetta tutti i punti visti singolarmente. Questo cerchio si chiama oroptero. Quindi è una linea circolare che unisce tutti i punti dello spazio che vengono visti come singoli dai punti retinici corrispondenti. Quindi, e che sarebbero questi qui? Immaginate che questi puntini sono puntini diversi, e poi comunque noi li percepiamo per bene tramite proprio questa capacità che abbiamo. Allora, a parte, diciamo, questa breve descrizione, dobbiamo parlare anche dei meccanismi che possono compensare lo strabismo, visto che stiamo parlando, insomma, di campo visivo, e sono questi. Allora, uno è la rivalità retinica, l'altra è la corrispondenza retinica anomala e l'altro è il fenomeno della macchia cieca, quindi rientrano nell'ambito della fisiopatologia. La rivalità retinica si ha stimolando aree retiniche corrispondenti con immagini diverse. E queste immagini poi vengono viste in maniera alternata con la predominanza di una sull'altra, in modo poi dipendente dalla dominanza oculare. Se la rivalità retinica viene a mancare, c'è una condizione di neutralizzazione che sostanzialmente elimina le immagini che possono disturbare la fissazione di un oggetto, e quindi la soppressione corrisponde poi all'inibizione della visione di un occhio. È un fenomeno della corteccia che elimina la confusione e la diplopia, mentre la corrispondenza retinica anomala è un adattamento di tipo sensoriale della retina alla deviazione oculare e che va a creare nuove corrispondenze tra la fovea dell'occhio che fissa con punti retinici extrafoveali dell'occhio deviato. Di solito è possibile quando l'angolo di deviazione è di pochi gradi, e il fenomeno può essere di solito infantile, può essere armonica se c'è un compenso soggettivo totale dell'angolo di deviazione, oppure disarmonica quando c'è un adeguamento marziale. E poi c'è il fenomeno della macchia cieca, è un meccanismo di compenso che fa cadere l'immagine dell'occhio deviato a livello della papilla ottica per evitare la diplopia. Ovviamente per vedere queste alterazioni si usano dei test. Io ho messo qui due test principali: uno è il test di Wirth e l'altro è il test di Lang. Il test di Wirth praticamente permette di valutare la percezione 3D delle immagini indossando degli occhiali polarizzati e ponendo davanti al paziente degli anelli o delle immagini che deve percepire, mentre per esempio il test di Lang. Il test di Lang consiste nell'andare a proiettare diverse immagini,
Ce n'è una che in realtà non vengono viste dagli occhi, solo una viene vista con la visione, cioè che non vengono viste da un solo occhio, solo un'immagine di riferimento verrà vista da un solo occhio, e questa è una stella di solito. Però quando poi ovviamente il paziente dovrà vedere con entrambi gli occhi, se ha una visione almeno di 4 decimi, riesce a vedere gli altri oggetti che sono per esempio il gatto, una macchinina, ce ne sono diversi. Per questo è tutto, spero che sia chiaro, ovviamente è un argomento un po' non tanto facile, però per qualsiasi cosa commentate o fatemi domande, magari provo a rispiegare meglio questi argomenti.